Vogliamo il ministro dell'istruzione, non invocano l'intervento del ministro dell'istruzione. Basta con proposte che reputano inopportune per i loro figli, vogliono risposte concrete, fattibili, che garantiscano un anno scolastico senza disagi ai propri bambini. Sono le mamme degli alunni della scuola Manzoni di Pagani che hanno alzato ancora una volta la voce prima di un incontro politico sul prossimo referendum di dicembre all'Auditorium Sant'Alfonso. Erano presenti infatti i senatori Denis Verdini ed Eva Longo, con i quali i genitori degli studenti hanno avuto un acceso confronto. Lui ci ha rifiutato, abbiamo visto l'auditorio, il piano superiore, non viene a te, non è idoneo a fare qualcuno. Abbiamo visto abbiamo chiesto gli uffici della NAC, non è idonea, una scuola, abbiamo chiesto un'ex scuola a Via Carmine, dove ora ci sono uffici della polizia locale e ci sono degli uffici della Pagani Servizio. Una protesta che non si placa, quella delle mamme. Tra l'altro già nel pomeriggio, prima del faccia a faccia col senatore Verdini del gruppo parlamentare Alleanza Liberal Popolare Autonomie, le mamme avevano cercato di entrare alla scuola Rodari, dove i bambini della Manzoni stanno svolgendo le lezioni previste dai doppi turni, perché a loro dire all'interno del plesso vi erano operai intenti a svolgere interventi, cosa che poi non sarebbe risultata vera. Il senatore Verdini ha chiesto alle mamme di essere ragionevoli, di trovare insieme al sindaco la soluzione più idonea, pensando in primis alle esigenze dei bambini. Altri problemi come spostamenti o altre cose possono essere superati. Il sindaco qua è stato gentile con me e lo domando. Non è che non può dare quello o quell'altro per fare rispetto, ci saranno delle ragioni, io non lo so, dovrà dare anche a voi delle ragioni, perché il doppio turno non può durare all'infinito, ma è temporaneo, sopportabile, perché quando c'è una persona di questo tipo poi ci deve essere una soluzione, non è che possa durare all'eternità e non vi può negare per, lo dico per logica, non gli conviene, no, perché anche la vostra contestazione, io penso che dobbiamo trovare un punto di mediazione, soprattutto l'amministrazione, con le possibilità. Le mamme hanno bocciato l'ipotesi ex Fatme, in particolare perché si trova in zona industriale, non adatta ai bambini. Vogliono che i loro figli possano frequentare una struttura del centro cittadino idonea per le lezioni scolastiche. Verdini e Longo, giunti a Pagani appunto per parlare di referendum, si sono ritrovati a svolgere un compito non previsto, quello di mediazione tra un folto gruppo di inviperiti genitori e il sindaco di Pagani Bottone. Okay. No, non è una struttura che casca, quella che ha trovato il signor sindaco. Ma non penso che sia una soluzione adatta per i nostri bambini, per quello che circonda la struttura, perché siccome non ci siamo fermate, la vecchia ex Fatma, l'Ericsson, via Filettina, non è una situazione dove possono andare i bambini. Il signor sindaco ci parlava di un laghetto, questo è un laghetto. Questo è quello che circonda l'ex partner. Capannoni, bottiglie di plastica, terreno. Una cosa per volta, a vedere fotografie anch'io direi che mio figlio lì non ci va. No. Ora bisogna vedere però se queste fotografie sono. Cioè, non penso che il sindaco voglia mettere no. lì. No, però ci vicino, però vicino. No. Il primo cittadino di Pagani ha cercato il confronto, ma alle continue insistenze ha fornito le sue ragioni. Venite a vedere, nella struttura del 1600, dove voi avete detto ci stanno vigili, ci sta la Pagani, la struttura del 1600, io non tolgo i ragazzi dalla Manzoni, la struttura del 1900, ok? Dove abbiamo fatto i controlli, non sono stati fatti ancora i controlli, lì ci stanno ancora gli uffici comunali. Ha realizzato 6 aule nella struttura, quindi no. Infatti adesso verranno denunciati la presida, perché ci stavano gli operai dentro. Vabbè, questo è un altro discorso. Sei aule qui, i signori che compilano queste messe, sapete che hanno fatto? Hanno cominciato i tecnici, perché noi non dovevamo fare le procedure d'urgenza, hai capito? Gli stessi signori stanno denunciando questo comune alla Corte dei Conti.
ogni giorno arrivano i piatti alla Corte dei Conti, perché questo comune che sta in predistesto, in piano di riequilibrio, e stiamo lavorando da 2 anni per evitare il fallimento, adesso sapete che ci sta che ci ha mandato un'altra relazione, perché questi scrivono menzogne e automaticamente dobbiamo noi essere sottoposti ai controlli della Corte dei Conti. Non metto la politica sta facendo voi. A me dispiace che si sia verificato questo episodio, anche se noi non abbiamo nulla a che vedere con il problema scolastico, ma se dovesse essere anche di nostra competenza ce la metteremo tutto per poter risolvere quello che può essere il problema, che tipicamente comunale amministrativo. Noi siamo qui per parlare di riforme. E durante il prossimo Consiglio Comunale del 30 novembre la discussione potrebbe diventare ancora più accesa, perché i genitori chiedono che si prendano decisioni rapidamente, temono che la situazione non si sblocchi e che, peggio ancora secondo loro, possa concretizzarsi l'ipotesi di lezioni alla ex Fatme di via Filettine.